4 punti in 2 trasferte. Il Pescara sembra essersi definitivamente ritrovato. Almeno fuori casa il nuovo look funziona bene. Ora però l'11 di Pillon deve fare il salto di qualità contro squadre che di spazi ne concederanno pochi o comunque molto meno rispetto ad avversari come Foggia e Crotone. Per questo la sfida di sabato all'Adriatico col Padova, arbitro Furno di Roma 1, diventa un test probante. Chiariamo subito il concetto. Stesso atteggiamento ma con più qualità al cospetto di un rivale che presumibilmente si chiuderà per poi agire di rimessa. Senza lo squalificato Balzano e con Del Grosso non ancora pronto al rientro, il tecnico biancazzurro potrebbe lanciare dal primo minuto Giovanni Pinto, classe 91, ex Ascoli, arrivato a gennaio dal Parma. Il sistema di gioco, questo è certo, non muterà. Visti gli impegni ravvicinati, 3 gare in 8 giorni, Grabion potrebbe tornare dall'inizio al posto di Campagnaro. Staremo a vedere. Pillon è l'ex della Contesa, ha giocato col Padova e lo ha allenato in 2 momenti diversi. Il 30 novembre 1997, nelle immagini, incassò 4 gol all'Adriatico, gioiello di Gelsi su punizione, espulso un nervosissimo Max Allegri, all'epoca centrocampista patavino, raddoppio di Beghetto servito dalla Macchi, tris di Cammarata in contropiede e poker di Sossio Aruta. Era il Pescara di Maurizio Viscidi. E da ultimo la curiosità legata all'attuale tecnico dei Veneti, che non ha mai battuto i biancazzurri. 2 pareggi e 3 KO alla guida di Cesena, stagione 2013-2014, e Perugia nel 2015-2016.